Allora, le prime prove con Osmo Pocket. Buongiorno, buonasera, buonanotte, non lo so, in qualsiasi momento del giorno o della notte stiate guardando questo vlog. E proviamo Osmo Pocket, con il quale vloggeremo da oggi, quindi cercheremo di vloggare anche di più, perché insomma ne approfittiamo di questo attrezzino miracoloso per vloggare molto di più. Non facciamoci investire da un'auto, altrimenti abbiamo acquistato Osmo Pocket per niente, per essere poi schiacciati insieme a lui sotto un'auto non è il caso. Adesso venite con me all'Eurospin, facciamo un po' di spesa. Qui ci sono queste zuppe buonissime, proprio fantastiche, che io le ho già provate. Qui c'è la farina di cocco, vabbè, ma adesso siamo a dieta, quindi basta dolci. Qui ci sono tutti i prodotti vegani, vegetariani, mamma mia. Oggi è la giornata in cui tutti mi chiedono le informazioni. Vabbè, ho preso l'hummus di ceci, quello del tofu burger, e peperoni, ne prendo tre. Poi ci sono anche tutti gli hamburger vegetariani. Adesso provo a fare un video con l'Osmo Pocket attaccato all'iPhone. Sto aspettando l'autobus e vedo che i movimenti sono molto molto fluidi, mi piacciono assolutamente. E non sono riuscito molto a riprendere dentro l'Eurospin, perché comunque c'era sempre gente, ovunque andavo c'era sempre sempre gente che rompeva le scatole. A parte che oggi anche signore di una certa età, simpatiche, che mi chiedevano delle cose, se gli prendevo le arance perché erano troppo in alto, se gli passavo il peperone. Poi una delle due signore mi ha aiutato a sceglierle le arance, mi ha insegnato qualche trucco, insomma. Ah, questo ho fatto due doppio clic, ricentra il tutto. Ho fatto tre clic, dovrebbe inquadrarmi, infatti, esatto. Aspettiamo l'autobus, poi andiamo dalle bimbe. Magari dopo vi faccio vedere cosa ho comprato. A dopo. Allora, vi faccio vedere alcune delle cose che ho comprato oggi. Direi quasi tutto. Ci sono un paio di cose che sono già nel surgelatore, altre due che erano per la casa. Io volevo farvi vedere soprattutto oggi cosa ho comprato di mangereccio. Comunque, per lo più vi sto facendo vedere quasi tutto, direi. Queste farfalle integrali della Tremolini, anche le penne. È una pasta molto molto buona, secondo noi la prendiamo molto spesso quando andiamo all'Eurospin. Cioè sempre, perché noi la spesa settimanale la facciamo solo all'Eurospin. Questo hummus di ceci, di questa linea Fior di Natura, questa linea di prodotti vegetariani e vegani. Questi sono tutti vegani, c'è scritto 100% vegetale, anche i tofu burger ai peperoni. Poi, mi sembra che in questo video ci sarà anche il pezzetto che ho registrato da dentro il supermercato, dove si vedono forse gli hamburger per un secondo. Quelli sono vegetariani, quelli nella parte sopra del video, però non mi ricordo. Credo che siano sempre fior di natura, però
non credo che abbiano un altro nome. Adesso magari vi metto qua sotto il link ai prodotti vegetariani e vegani dell'Eurospin, così andate direttamente a vederveli sul sito e fate bene. Allora, queste piadine con olio extravergine d'oliva, non ci sono ingredienti animali, abbiamo controllato, infatti le compriamo sempre. Abbiamo comprato delle belle arance oggi, avevamo voglia di arance. Abbiamo comprato dei funghi perché abbiamo deciso di ricominciare a fare un po' di insalate, anche se non è ancora primavera. Non so quando andrà in onda questo video, però mentre lo sto registrando non è ancora primavera. Le gallette di riso e 5 cereali biologiche di questa linea Amo Bellezza Biologico, sempre fior di natura, come vedete. Questi biscotti ai cereali che sono vegani, cioè nel senso che sono quei prodotti come quelle piadine che non c'è scritto vegan, ma comunque poi tu guardi tra gli ingredienti, vedi che non ci sono né uova né latte. Quindi naturalmente, se a volte dico una cosa non vera, correggetemi nei commenti, così tuteliamo anche le persone che guardano i video, che magari vanno a comprare i prodotti perché io li consiglio, magari a volte io ricordo male. Quindi leggete sempre anche i commenti sotto i video, non ascoltate solo quello che dico io, perché se c'è qualche telespettatore, diciamo così, del nostro canale che vede un video e dice questo yogurt cremoso non è vero che è vegan, però in questo caso c'è proprio l'etichetta anche nell'hummus, ok, in questi biscotti no. Però ad esempio gli ingredienti, chissà se riusciamo a vederli, eccoli qua, non dovrebbero esserci cose animali, se ricordo bene. Io adesso sono senza occhiali, voi state vedendo, eventualmente lo scrivete nei commenti, ok? E quindi tutte le persone che vogliono comprare un prodotto, perché io ho detto che è vegano prima, leggano anche nei commenti se qualcuno ha scritto no, non è vero, non è vegano. Questi gnocchi di patate buonissimi, ne abbiamo già parlato in uno svuota la spesa, direi è un chilo, quindi con mezzo chilo alla volta ci mangiamo due volte degli gnocchi buonissimi. Un altro peperone, dove hanno degli altri ancora in casa, altre banane, ne mangiamo tantissime, altre due melanzane, e il tofu, sempre Amo Benessere Biologico, fior di natura, vegan naturalmente, e poi i cracker integrali dell'Eurospin che compriamo sempre. E ricominciamo a fare le insalate, ho preso naturalmente delle olive e del mais, immancabile nel nostro insalatone, altre zucchine, cavoletti di Bruxelles, non ho finiti, e riso integrale che prendo sempre all'Eurospin, molto buono. Ecco gli acquisti di oggi. Sono uscito di nuovo, anche se non volevo più muovermi, perché praticamente ieri ho dimenticato la pasta sfoglia, quindi mi tocca uscire di nuovo per la pasta sfoglia, e già che ci sono prendo altre due o tre cose, insomma. Faccio via di Venezia, così adesso vi faccio vedere un pezzo del parco della Montagnola, se riusciamo lo attraversiamo insieme, così proviamo Osmo Pocket anche in un ambiente insomma un po' più
edificante qui del traffico, nonostante sono uscito così presto, però c'è già un gran casino. Ecco, sperando che non mi tirino sotto nemmeno oggi. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Se riesco a farvi vedere il parco della Montagnola, molto bello qui a quest'ora, non c'è nessuno, quindi l'atmosfera sarà gradevole, insomma. Adesso faremo una bellissima scalinata che ci porta su al parco e nel frattempo vi faccio vedere un po' di portico, anche se non siamo nella parte di Via Indipendenza che va verso Piazza Maggiore, siamo più verso la stazione, tra l'altro nel lato non chic, diciamo così. Comunque, ho gli AirPods nelle orecchie e sento delle gran notifiche. Sarà Massimo che purtroppo oggi è al lavoro, quindi come spesso accade non può essere con noi durante questi video. Comunque voi sapete che soprattutto in questi video dove io cammino in posti in mezzo alla natura, sapete che spesso e volentieri sono da solo, come ha detto anche Fabio.
Ciao Fabio. Mi viene in mente, parlando di Fabio, che a volte mi sento in colpa perché non rispondiamo subito ai commenti, e quindi soprattutto nei confronti di persone come Fabio, che sono sempre presenti sul canale, che ormai sono degli amici virtuali, proprio come se facessero parte un po' della nostra famiglia virtuale. Fabio poi mi sembra veramente una persona bellissima, lui e la sua famiglia, che salutiamo, io e Massimo, le nostre bimbe pelosette. Ma Fabio, tu ormai hai imparato un po', proprio perché ormai siamo amici, anche se virtuali. Questo vale per altre persone qui sul canale, no? Diventa un po' una famiglia il canale. Ormai avete imparato a conoscerci, quindi sapete benissimo che non è cattiveria. Se a volte ci mettiamo anche settimane a rispondere a un commento, non fateci caso, proprio siamo fatti così, siamo un po', non dico cialtroni, perché in realtà facciamo 10.000 cose, che veramente, però sappiate che li leggiamo sempre, perché poi quando arriva un commento, magari arriva subito sui nostri telefonini una notifica, andiamo subito a leggercelo, quindi li leggiamo sempre. Questa strada dove porterà? Ma non credo da nessuna parte dove io posso. Boh, vediamo, chissà. È una parte del parco della Montagnola che non avevo mai fatto, direi. Quindi non preoccupatevi, però potete sempre venire su Telegram per chattare in tempo più reale. Magari metto qua sotto il link al canale Telegram di Finestra Libera, del canale Finestra Libera. Installatevi Telegram, è gratuito. Ormai tantissime persone usano Telegram al posto di WhatsApp. E con Telegram qual è la differenza? È che anche se io sono in giro, che sono sempre di corsa, faccio sempre un sacco di cose, Massimo anche, e se anche voi scrivete, non avete voglia di lasciare un audio, io come in WhatsApp posso rispondere con un audio. Quindi anche se sono in giro, che non ho tempo di scrivere, al volo un buongiorno ci scappa sempre, quindi una cosa più immediata, dove anche tutti i giorni possiamo sentirci. Quindi se avete voglia venite su Telegram. Ma qui, cioè, io praticamente oggi ho scoperto uno o due accessi al parco della Montagnola che non conoscevo dopo 50 anni che abito a Bologna. Vediamo se da qui si passa, è fantastico, lo farò sempre, perché da qui arriviamo proprio al supermercato dove dobbiamo andare oggi. Direi che si esce assolutamente da qui, quindi questo è un percorso che farò spesso d'ora in poi, soprattutto se voglio parlarvi, voglio raccontarvi delle cose. Adesso con tre clic, con questo Osmo Pocket, poi ditemi come sono le riprese con questo Osmo Pocket rispetto ai vlog precedenti, in cui per anni abbiamo usato gli iPhone per vloggare, no? Ecco, con tre clic la telecamera si volta verso di me. Praticamente stiamo passando di fianco all'autostazione di Bologna. Qui alla mia sinistra c'è l'autostazione delle Corriere e di fronte a me siamo quasi all'EQ Discount. Adesso facciamo un pezzo di una stradina che costeggia Viale Masini, così si chiama, e siamo praticamente arrivati. L'autostazione del Corriere è qua e a me quando si parla di stazione, autostazione, sono un po' un bimbo quando si parla di partenze, eppure ho la claustrofobia, quindi non viaggio e non so se ve ne ho parlato, penso di averne parlato in altri vlog, magari non recenti, però dovreste saperlo che
purtroppo questa claustrofobia a livelli altissimi, quindi naturalmente come ogni fobia ci sono vari gradi, io ce l'ho proprio al top. E visto che i treni ormai al giorno d'oggi più vanno veloci, più sono delle bare, io purtroppo se non c'è un finestrino dove posso mettere la testa fuori, vecchia, ma o anche solo dove io so che potrò mettere la testa fuori in caso di bisogno, io non posso praticamente più viaggiare da nessuna parte. Già faccio fatica in un autobus, a volte devo scendere se c'è troppa gente e ho l'impressione che la prossima fermata sia troppo lontana. Non so, è quasi pazzia, ma le fobie sono sempre. Questo cammino sul marciapiede così tranquillamente, anche se c'ero io che potevo dargli una gran botta, vabbè. E purtroppo non c'è una cura, cioè non è che ti imbottisci di farmaci e risolvi il problema, anzi direi che. Io credo che con la testa, con il cervello, con la mente, più farmaci prendi, più l'annebbi la mente, non so. Poi certo, evviva la medicina fino a un certo punto, per quanto riguarda invece i mali fisici. Noi andiamo giù di aspirina soprattutto, non andiamo molto oltre l'aspirina in casa nostra. Per il resto, dei gran rimedi naturali nei prodotti finiti, boh, prossimamente vedrete un prodotto naturale a base di sambuca, ad esempio, che mi ha regalato la mia amica Cristina per uno stato semi-influenzale che ho passato, che poi ho passato al lavoro. Io non manco mai al lavoro, sarò boh, 8-10 anni che non faccio un giorno di malattia e l'ho passato tutto al lavoro. E questo sambuco secondo me mi ha aiutato molto, devo dire la verità. Invece per quanto riguarda un video di prodotti finiti che ho già girato, ma lo vedrete più avanti, e in particolare per quanto riguarda un prodotto per Candy, per la tosse di Candy, ne sentirete parlare in quel video, ho da dirvi delle cose su questa Nat Pharma che produce quel prodotto. Adesso entriamo all'eco discount.